Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Intanto volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti e gli iscritti di sempre. E vi ricordo ovviamente, per chi non è ancora iscritto al mio canale, se volesse vedere altri video come questo, oppure comunque video su borse e su altri accessori, di iscrivervi qua sotto. Mi raccomando, fatelo e poi commentate, magari lasciate un like, insomma, fate quello che volete, e così almeno ci rivedremo in un prossimo video. Adesso vi faccio vedere subito questo svuota la spesa di acqua e sapone, ed è il primo che faccio perché non ne avevo mai fatti, insomma, da acqua e sapone, quindi iniziamo subito. Intanto vi faccio vedere questo che è il catalogo di giugno che ho preso nel negozio e ci sono un po' di cosine, poi le andremo a vedere magari nella prossima occasione. Intanto questo è il nuovo catalogo. Come acquisti? Ho fatto vari acquisti svariati, diciamo, per la casa. Il primo è questo Tarmi Block Plus, che ho già utilizzato varie volte. Questo era il profumo di lavanda, sono 20 palline da mettere nell'armadio e sono l'antitarme e l'antiacaro, che non è male, da mettere anche sotto il letto quello con il cassettone, nei cassetti e nell'armadio. Questo lo posso consigliare tranquillamente perché mi sono sempre trovata bene. Ho voluto prendere poi questo Cura lavatrice, questo non l'ho ancora provato, quindi non vi so dire se è efficace o meno. Diciamo che è un classico Cura lavatrice, però della spuma di champagne, da utilizzare appunto per rimuovere lo sporco e il calcare. E ovviamente anche cattivi odori, eccetera. Il profumo dovrebbe essere abbastanza buono. Di fresco, il classico profumo di fresco. Questo lo andrò a fare questa mattina in modo che così puliamo la lavatrice e la curiamo. Ho preso questi invece per il mio cagnolino perché ad acqua e sapone trovate anche gli alimenti, diciamo, per il cane e alcune cose, diciamo, per i cagnolini e per i gatti. E questi sono i Dentalife Active Fresh, e sono i classici bastoncini per pulire i denti. Ho preso poi questo smac. Questo è uno smac superfici, sono superfici moderne. E noi abbiamo, ovviamente, abbiamo sulla nostra cucina il lavabo del lavandino che è fatto in un materiale molto delicato, non vanno bene tutti i pulitori per questo quel tipo di lavandino, quindi bisogna stare molto all'occhio altrimenti si macchia. È molto bello perché è nero che sembra che abbia dei puntini più luminosi, però è chiaro che è molto delicato, quindi bisogna stare all'occhio e va bene appunto per la quarzite, per anche il vetro, quello a induzione, e il vetro ceramica, quindi va bene anche per questo tipo di fornelli, per dire, classico pulitore. Poi niente, abbiamo comprato questo dentifricio che è un Curasept per la pulizia. Ho preso questo Lisoform zero calcare, questo qua è disincrostante, agisce fin sotto l'acqua. Allora, questo è un disincrostante. Voglio provarlo nel gabinetto, vediamo nel WC, insomma, come si comporta. Ho sentito che ne hanno parlato bene comunque. Questo l'ha preso mio marito, è un deodorante per la casa, felce azzurra, è molto buono. La profumazione è fiori di luna, essenza rilassante. Speriamo. Poi sono riuscita a trovare finalmente questo che è una maschera della Garnier Ultra Dolce, quello all'infuso di acqua di riso e amido. Infuso di acqua di riso e amido, avevo trovato lo shampoo e avevo trovato il balsamo, ma la maschera non riuscivo a trovarla in nessun supermercato.
Finalmente sono riuscita a trovarla e vedremo se è come dicono che insomma un prodotto è buono e lisciante. Comunque io utilizzo molto i liscianti perché ho i capelli mossi e me li liscio con la piastra. Questo è uno shampoo colorante per capelli grigi, questo l'ha preso mio marito ed è Just for Men, infatti. Vi lascio qua sotto il prezzo. E riduce gradualmente il grigiore, diciamo, nei capelli. E per un look naturale, diciamo che è uno shampoo, quindi alla fine non è né una tinta né un gran colorante, va a togliere giusto un po' il riflesso del grigio. Poi ho preso questa maschera. Questa è una maschera purificante ed è della Royal Beauty, una marca che è appunto lì da acqua e sapone, e per pelli grasse e miste. Ancora da provare. Poi abbiamo preso anche questa che invece è un purificatore per il naso ed è sono quelle patch, diciamo, da utilizzare per il nasino e togliere i punti neri. Poi ho preso questo, lo voglio provare, non so com'è. È uno smalto in gel, però di quelli che si utilizza praticamente la lampada e dura fino a 2 settimane, dicono, e si dovrebbe togliere molto semplicemente, senza bisogno di frese. Quindi è una cosa molto, molto semplice. E il colore è il Pink Pow. Proviamo ad aprirlo, vediamo com'è. Anche perché io là non ho potuto verificare, erano tutti sigillati, non c'erano campioni. Allora, al suo interno potete trovare questo bastoncino di bambù per le cuticole e poi uno smaltino mignon, veramente, ops, veramente mignon, che è questo ed è Sensational Color Gel Polish. Numero 11 Rose Pink Bone. Vediamo il colore. Questo rosa così, molto molto naturale, molto semplice, non volevo niente di eccessivamente rosa, tipo ciclamino, rosa shocking, rosa Barbie, rosa che ne so. Comunque il rosa rosa non mi va e quindi ho preso una colorazione molto molto naturale. Vedremo com'è. No, magari vi metterò poi uno short con l'esito dell'applicazione, così vediamo se veramente merita. Al suo interno comunque avete tutte le spiegazioni e su come insomma, utilizzarlo. Anche per i più imbranati, tipo la sottoscritta. Niente, poi mio marito si è preso le pile, quindi queste qui sono le 3A e niente, sono le sue, gliele devo dare. E poi questo invece è la chicca finale. Anche questo è un profumo molto famoso, è uno dei toilette e non ce l'avevo ancora, mi mancava e diciamo che non poteva mancare ed è White Mask di Alyssa Ashley. E molti ce l'hanno, è un profumo che va da una vita, che c'è veramente da tantissimi anni e direi che non poteva mancare nella mia collezione. Il profumo è così. Ops. Così. Può stare tranquillamente anche all'interno della borsetta. Adesso me lo spruzzo. Molto buono, veramente molto buono. White Mask di Alyssa Ashley. Ho terminato in bellezza, direi, perché questo è, diciamo, il clou, secondo me, della spesa che ho fatto. Spero che il video vi sia stato utile, è semplicemente una spesa molto molto veloce e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!